Un bentornato a tutti in questa ultima parte del primo punto, del primo capitolo del nostro percorso di costruzione di un videogame, la sezione in cui abbiamo parlato di metaumani e della selezione dei personaggi. È stato un processo tutto sommato non proprio cortissimo, però ho visto tante cose interessanti, quindi come recuperare i nostri personaggi, come costruirli, come portarli in gioco, come selezionarli. Abbiamo visto già alcune cose, piccole cose di grafica che possono abbellire il nostro progetto. Io sono Teschio 81 perché non avessi seguito il resto del tutorial e volevo già da subito un attimino collegarmi a un ulteriore tutorial che ho fatto in questi giorni. Avrei dovuto farlo probabilmente prima all'inizio. Si tratta appunto di un argomento che riguarda proprio la progettazione in sé di un videogame, quindi tolto tutto quello che riguarda i progetti in generale, quindi solo proprio a livello teorico, proprio la costruzione mentale e i passaggi da effettuare per appunto arrivare ad avere una storia vincente e dei personaggi adeguati. E non ho fatto prima questo tutorial, dicevo, perché è pieno di informazioni interessanti e utili, però è anche molto teorico. E lo avessi messo all'inizio del progetto, probabilmente sempre per una questione di linee di marketing, dei quali poi vi parlerò appunto in questa ulteriore puntata extra, avrebbe un pochino abbattuto, diciamo, la visualizzazione dei video. E in seconda battuta, diciamo, non l'ho inserito prima e non l'ho neanche inserito direttamente all'interno di questo percorso, quindi sarà gestito in una cartella separata all'interno della pagina, perché appunto non riguarda direttamente questo progetto Lira, ma è un discorso un po' più ampio che può riguardare un qualsiasi tipo di progetto. Ok, io direi che dopo queste piccole premesse possiamo anche andare avanti e portare a termine il primo capitolo del nostro progetto. Quello che andremo a fare oggi è implementare una risorsa, diciamo, un'immagine del nostro personaggio una volta che lo selezioniamo, in modo da avere immediatamente idea di chi abbiamo. Possiamo, come dicevamo, utilizzare le foto, però avere diciamo una parte grafica in 3D un po' più intensa, diciamo, fa sicuramente piacere. Questo è sempre uno di quei discorsi di rifinitura che troviamo all'interno del tutorial di cui vi parlavo prima, quindi una rifinitura che non va fatta solo in chiusura del nostro gioco prima di esportarlo, ma va accuratamente gestita durante tutto il processo di lavorazione, in modo da rendere appunto il prodotto vendibile e gradevole sia al gioco che alla vista. Ci richiamo nel nostro content browser. E torniamo nella nostra cartella content, nella nostra cartella che abbiamo creato, che contiene tutto il nostro progetto, oltre al progetto implementato in Lira. E andiamo nella nostra cartella blueprints, perché dobbiamo creare appunto una gestione di blueprints. Andiamo nella cartella frameworks, dove abbiamo già creato dei dati di salvataggio, e creiamo appunto una cartella menu nella quale andremo a creare alcuni dati che saranno appunto relativi al menu. Il resto dei dati relativi al menu, come abbiamo visto, non li portiamo qua perché sono direttamente implementati in Lira. Non abbiamo quasi costruito nulla fondamentalmente, abbiamo solo scoperto alcune parti del gioco che sono lì per essere aggiunte. Entriamo nella cartella menu e creiamo una cartella che possiamo chiamare overlay, che sarebbe praticamente il layer che verrà sovrapposto al nostro menu del character selection.
quindi sposteremo un pochino questi bottoni e daremo spazio all'immagine del nostro personaggio. Questo verrà, come appena detto, gestito da questo overlay. Entriamo all'interno della cartella e creiamo quindi un blueprint. Selezioniamo la nostra tendina e la nostra selezione di blueprint, andiamo semplicemente a cercare un attore e lo chiamo sempre il prefisso blueprint e possiamo semplicemente chiamarlo overlay, che sarebbe, diciamo, il layer che gestisce quello che dobbiamo fare. Andiamo a creare anche una texture, perché ovviamente dovrà essere gestito come un materiale, e ovviamente di render, quindi render target. Overlay. Da questa texture, diciamo, da questo render, andiamo a creare il nostro materiale che poi conterrà la nostra figura del nostro personaggio. Quindi materials, possiamo anche questo chiamarlo overlay. Poi, se vogliamo rinominarlo magari più avanti, che c'è una necessità, in maniera un po' più specifica, vediamo. Per il momento andiamo un attimo così. Salviamo di nuovo. Possiamo a questo punto anche forse, guarda, chiudere tutte le pagine in modo da creare un po' di spazio e in modo da, appunto, magari iniziare a visualizzare anche il lavoro nuovo che stiamo facendo. Ok, quindi come vedete abbiamo la texture, il materiale e il nostro layer di sovrapposizione. E qui abbiamo bisogno di una mesh component, possiamo andarla a prendere in modo che sia uguale a tutti gli altri personaggi direttamente da content, characters, cosmetics, che sono, come dicevamo negli scorsi tutorial, i personaggi che compaiono in gioco, quindi hanno già delle caratteristiche che a noi possono servire. Ctrl C con la tendina, diciamo, possiamo andare su copia e andare nel nostro overlay e copiarlo. Ok, perfetto. Questo è il nostro personaggio, quello che genericamente comparirà sul nostro schermo quando andremo nella schermata di selezione, come dicevamo prima, passando sopra i vari pulsanti. E per farlo visualizzare, ovviamente il programma deve avere dei dati, quindi dobbiamo inserire una telecamera per poterlo, appunto, portare sullo schermo. Non una telecamera qualsiasi, perché dobbiamo andare anche ad inserire questi dati qui, quindi gli overlay vari che abbiamo creato. Selezioniamo Skeletal Mesh e aggiungiamo un componente di scena in 2D. Questo qua, oltre ad avere la telecamera, gestirà, come dicevamo, i nostri componenti riguardanti i materiali. E tenendo premuto il tasto destro del mouse, con i tasti di movimento che usiamo per giocare, W, A, S e D, possiamo muoverci. Ci mettiamo di lato. Se vi si muove troppo rapidamente, potete andare a impostare la velocità della telecamera all'interno del viewport, in questa casellina qui. Ok, selezioniamo, come dicevamo, la nostra telecamera, la giriamo fronte al nostro personaggio, quindi sulla rotazione clicchiamo meno 90, la spostiamo un pochino più indietro, un po' più in su, in modo da inquadrare almeno il mezzo busto. Adesso non possiamo ovviamente impostarla perché non la vediamo, poi la andremo, appunto, a sistemare nel momento in cui la porteremo in gioco. Andiamo avanti e iniziamo ad impostare i nostri materiali, quindi sempre il componente di scena. Nella casella dettagli andiamo a cercare la nostra texture di target che abbiamo visto prima e abbiamo nominato overlay. Eccola qui. Come vedete ha già, appunto, la texture relativa a questa telecamera che riprende questo personaggio. Un'altra cosa che andiamo a fare subitissimo è, appunto, sistemare un pochino anche il nostro personaggio, perché altrimenti si vedrebbe con questa posa, e noi invece vogliamo che sia un pochino accattivante, quindi possiamo andare semplicemente nella sua sezione Animation Blueprint, che me la sono un attimo persa, e gli diciamo, invece di usare un blueprint, di usare un asset.
quindi possiamo selezionare direttamente una animazione che ci piace, che sia armata o disarmata, insomma, e avere un personaggio che un minimo si muove e sembra attivo all'interno della schermata. E possiamo cercare quindi una posizione disarmata, credo che quello segni come un armed, idle, quindi una posizione di idle, pronto, quindi si muove anche un pochino. E se vediamo questa qui per esempio, con il break diciamo che c'è anche proprio un po' di movimento sul posto, è sempre uguale. Poi insomma possiamo anche creare altre animazioni un po' più interessanti, o come dicevo metterne una che è armata, insomma cerchiamo di creare sempre qualcosa di carino, anche se facciamo le cose nella maniera più rapida possibile. Un'ultima cosa che non abbiamo fatto è gestire appunto il materiale, e quindi se torniamo nella nostra cartella di overlay, abbiamo visto che abbiamo impostato l'overlay, quindi il personaggio di sovrapposizione che andrà a inserirsi nella schermata, la sua relativa texture che serve per visualizzare all'interno di questo overlay il materiale, però non abbiamo ancora appunto impostato il materiale, e lo facciamo subito. Quindi doppio clic e selezioniamo la nostra texture. Ok, qui abbiamo l'overlay eccetera eccetera, andiamo a selezionare anche l'overlay, anzi solo l'overlay, e gli possiamo dare una superficie traslucente e andare a usare un'interfaccia per rendere poi il tutto trasparente e far vedere appunto solo il nostro personaggio. Quindi qui lo colleghiamo il colore al colore finale e andiamo a cercare una costante, quindi selezioniamo la costante che deve essere attiva, quindi la portiamo con il valore a 1, e questa costante serve per essere sottratta, quindi subtract l'alfa del nostro personaggio. Ok, questo nodino ovviamente andrà inserito nella nostra opacità, come dicevamo. Ok, adesso possiamo salvare. Torniamo tranquillamente indietro al content browser, e questo qua diciamo possiamo utilizzarlo come materiale di default da tenere. Possiamo anche aggiungerne un altro chiamato siccome material sempre prefisso M, texture overlay. Selezioniamo la nostra texture sample, andiamo ad aggiungere una scheda bianca, quindi possiamo scrivere white e possiamo anche prendere tranquillamente una, direi questa qui, e andiamo ad aggiungere anche dei parametri, quindi tiriamo da texture parametri, ok, quindi cambiamo, e qui andiamo di nuovo a impostare i parametri. Possiamo mettere white e prenderne appunto una di queste. Ok. Inseriamo anche un float qui a 4 vie. Qui all'interno inseriamo ovviamente tutti i nostri colori RGB e tutto ovviamente va a finire all'interno del colore finale, quindi prende tutti i colori di questa texture appunto e li andiamo a portare nel materiale overlay. E torniamo nella nostra cartella content, menu experience.
lo trovate comunque scritto qui, e andiamo a selezionare il widget che abbiamo trattato prima. Quindi apriamo di nuovo il nostro Character Selection e iniziamo a lavorare un pochino appunto con il nostro widget, perché vogliamo appostare un pochino questi oggetti per dar spazio al materiale di overlay che abbiamo visto prima. E quindi questa qui dovrebbe essere direi la cartella generale. Andiamo un pochino ad allargarla, perché altrimenti ci avrebbe fatto vedere solo la parte principale, quindi la mettiamo a tutto schermo con l'allineamento verticale e iniziamo un pochino a spostare magari i vari bottoni. Quindi possiamo direttamente anche rimpicciolire il tutto, direi che se siamo nel vertical box e quello successivo, quindi sarà l'horizontal box. Ok, questo horizontal box lo possiamo un pochino modificare di posizione utilizzando il padding. Vediamo che succede se mettiamo tipo 100. Come vedete inizia ad abbassarsi qua, è semplicemente questione di gusti personali. Qua potete iniziare a giocare un pochino con i vari valori in modo da sistemarvela un po' come volete voi. Se poi volete seguire passo passo quello che faccio io, ci lavoro un po', forse dovrò mettere qualche volta un attimo pausa per tagliare qualcosa, perché comunque devo un attimo capire come è organizzato bene qua. Tiriamola su, insomma, proviamo con un 500, 700 è troppo, quindi scendiamo un pochino, possiamo fare 4,50. Guarda, io lascerei a questo punto 500. Impostiamo anche a questo punto un bordo in alto, vediamo che succede, me lo fa scendere, quindi possiamo anche spostare in questo modo. Quindi possiamo portare a 0 di nuovo questo e scendere 500 al contrario. Quindi se vogliamo avercelo sotto, andiamo semplicemente a cambiare il padding. Ok, ora prossima cosa che dobbiamo fare dopo aver creato spazio è, come dicevo, andare a inserire i nostri dati che abbiamo creato, il nostro materiale, per far modo che venga visualizzato all'interno della schermata. Quindi possiamo andare a prendere un canvas, lo inseriamo all'inizio di tutto, diciamo, quindi non è all'interno di nessuna cartella. Ce l'abbiamo qui. All'interno del canvas possiamo andare a inserire un'immagine, e questa immagine dovrà contenere ovviamente il nostro overlay RT, quindi il nostro render. Andiamo quindi apparenza, brush, qui scriviamo overlay, facciamo scrivere RT overlay, eccolo qui. Come vedete è diventato trasparente perché abbiamo trattato prima il materiale. E impostiamo qua, abbiamo già impostato la dimensione di questo canvas, di questa immagine. Possiamo andare anche ad impostare la risoluzione appunto di questo materiale, quindi torniamo su RT. Se non ce l'avete già aperto, potete cliccare qui, che ovviamente vi ci riporta. Andiamo nella sezione del render e possiamo mettere un 1080, facciamo anche un 1920 per 1920. Questo cambia, diciamo, la dimensione dell'immagine, ma va a toccare la risoluzione, perché poi quanto grande lo vediamo all'interno della sezione lo vediamo ovviamente da questa posizione qui. Ora quello che succede praticamente è che se dovessimo partire con il gioco, noi vedremo ovviamente il nostro personaggio overlay. Quindi se tornassimo per dire
al nostro character selection, esatto, adesso vedete il personaggio inquadrato, praticamente la figura del personaggio. Noi però non vogliamo vedere la figura del personaggio, ma vedere appunto i nostri metaumani. Quindi il passaggio che dobbiamo fare principalmente è quello di importare tutti i nostri metaumani all'interno del blueprint overlay. Questo proviamo un attimo a spostarlo magari in testa, in modo che rimanga sotto a tutto il resto, perché sennò va a coprire, come abbiamo visto, i personaggi. Quindi Content Browser, e andiamo in Content My Shooter Blueprint Character e iniziamo a copiarli tutti uno per uno. Quindi apriamo Grace. Quello che dobbiamo copiare è tutto quanto tranne il root, quindi dal body al load sync. Copy e andiamo dentro il nostro overlay e copiamo. Paste. Eccola qua. Possiamo tranquillamente andare anche a rimuovere la mesh che non ci serve. Quindi andiamo su Visible. Eccolo qua e lo rendiamo invisibile. Ok, ora abbiamo direttamente il nostro primo metaumano. Siccome dobbiamo aggiungerli tutti e quattro, io consiglio un attimo di rinominarli perché hanno tutti lo stesso nome, se no creiamo dei problemi e se non altro non ci ricordiamo assolutamente poi che cosa stiamo trattando. Quindi andiamo ad aggiungere qua come prefisso il nome, quindi possiamo fare, ma anche se vogliamo senza l'underscore, copiamo per fare un po' prima. E clicchiamo sul nome, se clicchiamo F2 ci dà direttamente la casella per rinominare, quindi facciamo un po' prima, quindi CTRL V, clic F2, CTRL V, clic. E rinominiamo anche ovviamente il load sync. Ora quello che vediamo ovviamente è che avendo toccato tutti i materiali è scomparso un po' tutti i dettagli e tutto quanto. Ora li andiamo ovviamente a sistemare. Quindi possiamo iniziare a sistemare il materiale perché come vedete ci dà un errore. Quindi possiamo andare su. L'errore è relativo, come vedete, ai colori, quindi probabilmente non va bene il colore normale, dobbiamo mettere un colore lineare e effettivamente è scomparso l'errore ed è comparso anche il nostro personaggio. Ok, torniamo di nuovo al nostro overlay e credo che abbiamo problemi appunto un po' credo relativi al load perché vedo che andando avanti e indietro si compaiono e scompaiono appunto alcuni dettagli, quindi possiamo andare sui componenti da sincronizzare, probabilmente avendo cambiato i nomi e sono cambiate le referenze, quindi le indicizzazioni. Quindi qua riaggiungiamo praticamente tutti, facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, quindi CTRL V e aggiungiamo il prefisso con il nome del nostro personaggio. Vado avanti un po' veloce perché appunto sennò il video è già parecchio lungo di suo. E quindi lo facciamo per tutta la parte diciamo degli index. E lo facciamo per tutta la parte del custom load. Come vedete è tutto da rinominare, quindi possiamo anche partire volendo da questo basso. Basta qua cliccarci sopra nel punto giusto. Ok, questo è poi un lavoro che dobbiamo fare per tutti i personaggi. Quindi sarà un lavoro un po' menoso, io lo manderò avanti o lo velocizzerò ora, vediamo comunque, oppure adesso taglio direttamente. Ok, qualche dettaglio l'abbiamo recuperato, vediamo ora compilando, è andato direi tutto a posto.
E quindi abbiamo il nostro personaggio come prima, abbiamo recuperato tutti i dettagli. Qua non chiudiamo niente perché dobbiamo farlo anche per gli altri personaggi ovviamente, e quindi se no poi ci tocca stare a riaprire tutto. E io vado avanti, vi faccio vedere come caricare gli altri personaggi e poi inizio appunto a tagliare o velocizzare per andare un po' avanti più rapidamente. Quindi chiudiamo tutte le schedine, prendiamo tutta Grace, anzi, quindi facciamo così, la selezioniamo tutta, riandiamo qua nella casella Visible, scusate, non dovevo selezionare il sync, e la diciamo rendiamo un attimino al momento invisibile. Adesso chiudiamo tutte le schede, andiamo su tutti gli altri personaggi, vi faccio vedere l'inizio del primo, poi tagliamo, quindi lo apriamo, questo Grace lo possiamo anche chiudere, andiamo su Greg e facciamo come prima, quindi selezioniamo tutto dal body escludendo il root fino al load sync, facciamo copia, andiamo sul nostro overlay, facciamo paste e adesso rinominiamo tutto, quindi mettiamo il prefisso a questo punto Greg e ci vediamo tra un attimo quando avrò rinominato poi tutto il resto nella stessa maniera in cui ho fatto prima, quindi se vi siete persi qualche passaggio tornate un pochino indietro. Impostati tutti i character, quindi come andiamo a vedere, se teniamo premuto il tasto shift e clicchiamo su una freccetta ci chiude tutto in automatico, quindi quando riapriamo li troviamo tutti chiusi e qui possiamo vedere che abbiamo Grace, Greg, Wallace e Orla. Adesso lì ovviamente li facciamo di nuovo con shift per aprirli tutti e andiamo a selezionarceli di nuovo tutti. Andiamo in realtà fino in fondo e poi ovviamente togliamo un attimo le scale tal mesh e la sezione di appunto del componente di cattura della scena e torniamo su Visible e ora che abbiamo finito di lavorare appunto possiamo un attimino riabilitarli tutti perché abbiamo bisogno di vederli tutti insieme, poi altrimenti ci rimarrebbe la schermata vuota. Dobbiamo solo dirgli, diciamo, quale giocatore deve poi lui vedere. Ok, quindi qui dovremmo aver fatto tutto. Richiudiamo, come dicevamo, con Shift. Salviamo. Il lavoro è stato molto lungo, quindi io vi consiglio di fare un backup. Quando fate lavori così lunghi io lo farò alla fine della prossima parte. E ora come vedete sono tutti nella posa neutra e dobbiamo dargli ovviamente la stessa posa che ha la skeletal mesh di base, che al momento è invisibile ma la sua diciamo animazione funziona sempre, quindi andiamo in Construct Script e andiamo a prendere personaggio per personaggio e appunto iniziamo a creare la posa per appunto farlo poi muovere. E quindi iniziamo come dicevamo dalla skeletal mesh, andiamo a prendere pose, master pose direi, facciamo un po' prima, non si chiama più master pose ma si chiama, se non ricordo male, lead pose. Ok, e quindi questo lo cambiamo perché non è il nostro target e quindi lo mettiamo nel nuovo leader bone component, cioè quello da cui poi deve prendere l'animazione per funzionare, e lo colleghiamo ovviamente e diciamo che deve comportarsi in questo modo, quindi come la skeletal mesh e tutte diciamo le parti del nostro personaggio, quindi uno per uno, compreso anche appunto questo, quindi li prendiamo, li trasciniamo in campo e li impostiamo come target, cioè gli oggetti che devono essere presi in esame.
e devono essere ovviamente poi convertiti, come dicevamo, deve avere gli stessi movimenti della skeletal mesh. Questo lo dobbiamo fare ovviamente per tutti i personaggi, e quindi possiamo tranquillamente anche andare a duplicare 4 volte questo sistema. Possiamo anche già più o meno metterli in ordine. Ok, e facciamo lo stesso per tutti gli altri personaggi, quindi Grace l'abbiamo già fatta, la skeletal mesh l'abbiamo già presa, prendiamo tutto Greg, prendiamo tutto Wallace, lo mettiamo come sempre come quarto personaggio perché ormai continuiamo così con questa sequenza, e prendiamo anche Earl. Ok, abbiamo collegato tutto, abbiamo un pochino sistemato, andiamo a compilare, andiamo a vedere cosa ha cambiato nel viewport. E come vediamo tutti i personaggi si muovono in sincro. Ok, quindi sono esattamente lo stesso personaggio praticamente, e ovviamente si fa questo effetto un po' strano perché sono tutti uniti, quindi avremo questa specie di assemblamento di metà umani. Ok, andiamo avanti, salviamo, io faccio un backup e stacco un secondo, ci vediamo fra un attimo. Eccoci tornati, ho fatto un backup, scusate un attimo l'interruzione anche se tanto verrà tagliata, e quindi torniamo quindi, sul nostro livello principale, quindi lì era frontend, l'abbiamo impostato dall'inizio, ma nel caso l'aveste cambiato e voleste trovarlo rapidamente scrivete qua ovviamente front end e andiamo a selezionare appunto il livello. E quando entriamo nel livello, come vediamo qua di lato, abbiamo un blueprint che si occupa praticamente del background della schermata, quindi la andiamo ad aprire cliccando su Edit. In realtà forse potremmo già iniziare a chiudere qualche schermata, ma vediamo adesso. Andiamo su quindi Event Begin Play, perché deve iniziare subito appena inizia il gioco, ogni volta che entriamo ovviamente nella schermata. Quindi andiamo su Hide Loading Screen e portiamo in gioco appunto il nostro blueprint overlay. Come facciamo a farlo? Creiamo un nodo di spawn actor. From class, eccolo qui. Qui scriviamo overlay e direi che forse è da impostare qualcosa. Sì, scusate, qui da impostare appunto una location, perché sennò appunto non sa dove metterlo. Proviamo a fare ora, non so come viene impostato perché non mi ricordo, facciamo un attimo delle prove. Quindi andiamo su compila, salva e partiamo con la partita. Iniziamo a vedere un pochino, avere un piccolissimo primo test, ovviamente il video è purtroppo ancora un po' lungo per arrivare al completamento, però possiamo iniziare a vedere qualcosa. Eccolo qua, questo qui è la sezione dove partirà, dove verrà visualizzato il nostro personaggio ogni volta che poi passeremo sui vari giocatori. È ancora ovviamente da sistemare, la vediamo tra un attimo. Quindi chiudiamo.